Sopra, sì, siamo in diretta. Allora, amiche e amici del gruppo Facebook Vita a Due Ruote, buon tardo pomeriggio. Abbiamo iniziato più o meno puntuale, 2 minuti rispetto alle 19 concordate. Allora, oggi il tema è la sicurezza stradale, cosa succede in città e tra parentesi anche più ampiamente in altri grandi centri urbani. In collegamento abbiamo puntualissimi, di questo li ringrazio tutti uno ad uno, nell'ordine, vado così, all'ordine. Allora, il presidente di ASAPS, che è l'associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, il dottor Giordano Biserni, buon tardo pomeriggio, ciao presidente, grazie. Buonasera. Buonasera. Poi Edoardo Galatola, responsabile nazionale di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Grazie Edoardo per la tua presenza, tutte preziose. E poi l'avvocato e presidente Insina Fasano dell'associazione Salva i Ciclisti Roma. Grazie Insina. Buonasera. Buonasera. Ti ringrazio, che so che insomma la Camera no, non troppo spesso viene dalle tue parti. E poi la collega Cecilia Gentile del quotidiano La Repubblica, ciclista anche, credo, se non sono. Se non... Ho la maglietta di Salve Ciclisti, faccio vedere. Beh, questa, ma io volevo un derby, già la mettete sull'amicizia, sulla complicità, sulle cose? No, non siamo d'accordo. Diamo un po' di scintillio, visto che il tema insomma, è complicato. È orribile per certi versi, a mio modesto avviso era ed è importante molto parlarne. Ne parliamo fra 30 secondi, sigla, rientro in studio, partiamo con ASAPS, dei dati che ha dato l'osservatorio sui ciclisti tempo fa, che sono stati ripresi anche da Repubblica. Siglettina, rientro, presidente Biserni. Allora, eccoci qua. Allora, di nuovo buon pomeriggio. Allora, Presidente Giordano Biserni, il tuo osservatorio ciclisti, che è uno dei tanti di cui viene dotato ASAPS, ha mesi fa dato delle cifre e altre poi ne arriveranno, ovviamente. Sono, come dire, monitoraggi che tu mi insegni, osservate, come dire, date anche alle stampe con cadenze ben definite. Nel primo trimestre abbiamo, secondo i dati ASAPS, 44 ciclisti deceduti, ovvero rispetto ai 37 del 2019. E con l'arrivo del bel tempo si teme il peggio. Ci spieghi un attimo, intanto, diciamo in 1 minuto, 2 minuti, come, diciamo, questi dati arrivano anche a chi non lo sa come arrivano, perché è sempre importante. E poi, diciamo, ecco, questa parte del commento, il bel tempo si spera, insomma. Più che altro col bel tempo non si spera, mi pare di capire. A te la parola. Beh, diciamo che noi raccogliamo i dati attraverso ovviamente i nostri osservatori, che sono dei colleghi che curano questa raccolta dei dati dalle agenzie e soprattutto dai nostri 600 referenti sul territorio, che sono appartenenti in larga parte, non tutti, alla Polizia Stradale e alla Polizia Municipale, che sono nostri iscritti e sono anche nostri referenti. Ci trasmettono i dati che noi andiamo ad analizzare e a sdoppiare, nel senso che sono dati doppi, li eliminiamo e andiamo poi a filtrare, raccogliendo così come possiamo. Noi non siamo l'Istat, non abbiamo la pretesa di essere, non abbiamo certi mezzi di altre importanti sigle come l'ACI, eccetera. Però a noi piace vedere il discorso in diretta, non fra un, perché questi dati che io vi do, voi li saprete ufficialmente nel prossimo luglio 2022. Noi invece abbiamo la pretesa di farli sapere adesso. Quando abbiamo aperto l'osservatorio sui ciclisti, dopo gli altri 22, pirateria stradale, contromano, incidenti con i bambini, incidenti con animali travolti, aggressioni alle divise, eccetera, abbiamo costituito gli ultimi osservatori, quello sui monopattini e quello sui ciclisti. Siamo rimasti abbastanza sbalorditi, perché a trovarci, come dicevi tu Roberto, qualche cosa come 44 ciclisti morti nei primi 3 mesi, che sono quelli invernali, 14 a gennaio, 17 febbraio, 13 a marzo, poi aggiungo, ahimè, così in anteprima, in aprile, per fortuna le cose sono andate leggermente meglio, altri 13 vittime ad aprile, per un totale mi pare che faccia di 57 ciclisti morti in questa prima parte dell'anno. Poi non ha importanza, noi non andiamo a vedere
noi sappiamo solo dire 3-4 cose, quanti maschi, quante femmine, quanti italiani, quanti stranieri, quanti bici elettrica o da corsa, quante piraterie stradali. Voglio ricordare che di questi 57, 6 sono stati travolti da dei pirati della strada che dopo averli spesi sono pure fuggiti. Ecco, per fotografare una condizione che ci ha preoccupato, perché nei primi due mesi del 2021, voglio ricordare che noi eravamo ancora in lockdown, e tenete conto che in questa fase abbiamo ancora la fase notturna dalle 22 alle 05 di coprifuoco, per cui già una parte di movimentazione è ridotta, anche se ci sono per esempio molti stranieri che viaggiano di notte spesso con i giubbetti retro, senza munirsi dei giubbetti retro riflettenti eccetera, che hanno condizioni di rischio. Infatti abbiamo una percentuale di stranieri che non è indifferente, dovrei andarli a contare, ma sono diversi purtroppo, tanti cittadini stranieri che vengono travolti sulle strade. Quindi crediamo di dare un contributo che poi andiamo a focalizzare nell'insieme. Non è che noi andiamo a guardare, vi dico due o tre dati che non ci ha filato nessuno ovviamente in questi giorni, perché oggi se non parli di Covid o di incidenti sul lavoro è chiaro. Che dati sono? I dati sono molto semplici. Negli ultimi fine settimana noi abbiamo un'esplosione degli incidenti e della mortalità, di cui nessuno vi ha detto niente ovviamente. Vi do un dato: l'ultimo fine settimana, venerdì, sabato, domenica, rispetto allo stesso fine settimana lo scorso anno abbiamo avuto, con il lockdown pieno, 3 vittime e 80 incidenti. Quest'anno oltre 400 incidenti e 17 vittime. E l'ultimo fine settimana, stranamente, nelle due notti abbiamo avuto 5 morti di notte, nel fine settimana, noi li chiamiamo stragi, in piena coprifuoco. Non sappiamo come siano avvenuti, non siamo in grado di vedere se andavano a lavorare o no, però 5 schianti con 5 morti in piena notte questo fine settimana sono dati che secondo noi dovrebbero far riflettere. Okay. E credo che l'argomento sarà affrontato da quelli che sono anche, come si dice, più competenti di noi. No, è assolutamente un signor argomento che bene hai fatto a sottolineare con determinati numeri. Edoardo, come in qualità di responsabile sicurezza nazionale FIAB, ci sono questi numeri? Anche voi di FIAB, dal vostro osservatorio, avete la stessa identica sensazione oppure no? Ci sono sfumature, approcci differenti? Dici un po'. Allora, intanto premetto una cosa: io conosco Biserni anche da tempo e apprezzo il lavoro che fa, nel senso che i dati sono sempre importanti e l'attenzione da questo punto di vista è doverosa. Mi sono iscritto anch'io al sito ASAPS, quindi voglio, da questo punto di vista non critico certo affrontare questo problema. Il problema va affrontato correttamente e conosco un po' l'esuberanza nel voler dare certe informazioni, l'esuberanza che si porta ai titoli nei giornali, i titoli nei giornali poi dopo hanno effetti che poi sono il contrario. Mi sembra come quel magistrato che ha bloccato i vaccini perché c'era un dubbio di un effetto collaterale, ma il fatto che abbia bloccato i vaccini per una settimana ha causato molti più morti, perché fa molti più morti non vaccinare che non vaccinare. E siccome sono andato a guardarmi i numeri, potrei anche dire. Per cui il dato però mi sembra, quindi che ci siano stati, che sono dei morti e che dobbiamo ridurli è indubbio. Però diamo il dato nella completezza. Qual è il dato FIAB? Qual è il dato? Allora, innanzitutto il numero dei morti è in costante riduzione. Nel 2000 erano 370, nel 2009 370, nel 2009 290, nel 2019 253. Vuol dire che c'è una costante riduzione a fronte di un aumento dei ciclisti. E questo si porta dietro un discorso che per noi è fondamentale. C'è proprio una legge matematica che è stata analizzata: più ci sono ciclisti, meno c'è gravità di incidenti. Quindi qualsiasi cosa che riduce la mobilità ciclistica va contro la sicurezza dei ciclisti, ma la sicurezza della strada in generale. Dopodiché l'enfasi data ha anche qualche problema, perché è stato detto un morto ogni due giorni nel primo trimestre di quest'anno. La media era 253, quindi vuol dire che è un morto al giorno. Cioè, la media è due volte superiore. Poi è stato detto, sì, ma questi sono i dati del primo trimestre.
nel primo trimestre c'è una minore mobilità ciclistica rispetto al periodo estivo o al periodo della bella stagione. Però allora sono andato anche a riguardarmi i dati e sono stati confrontati i dati dei 44 morti con i dati del 2019. Ma i dati del 2019, e sono riportati sul sito ASAPS, riportavano non 37 ma 47 morti, vuol dire che sono di meno del 2019. Quindi praticamente stanno diminuendo un po' questi numeri poi alla fine, diciamo. No, non è così, però. No, ecco, volevo lasciare una breve replica poi a Giordano. No. Se va a controllare, sono entrato nella parte riservata, vabbè, quella lì che bisogna. Sì, ma questo non è significativo, perché stiamo parlando di un elemento, cioè non è il numero. Parlo proprio dell'enfasi, nel senso, noi siamo con una situazione con un aumento della mobilità ciclistica, che è stato detto 7% dell'aumento delle vendite, 25% degli spostamenti. Diciamo tutta una serie di elementi che ci dicono che c'è un aumento della mobilità. I nostri indicatori ci dicono che a fronte di questo non c'è l'esplosione dell'incidentalità. Al contrario, ok, molto chiaro. Grazie. Allora, certo, breve no, replica di Giordano e poi voglio dire ad Edoardo, perché i numeri si dice che hanno la testa dura, quindi è difficile combattere con i numeri. Allora, noi l'affronto, ci siamo permessi di dire nei primi tre mesi questi dati, 44 ciclisti, confrontati ovviamente col 2019-2018, non con i dati nostri, ma dell'Istat. I dati del 2020 non ci sono, come voi sapete. No, no, ma io 2019 ho detto, io quelli avete citato voi. Nel 2019, scusate, i dati più o meno, voglio dire, non è che fossero nei primi due mesi, nel 2019 10 vittime, nel secondo trimestre 15, nel terzo trimestre 22, nel 2018, l'anno prima, 12, 10 e 11 erano addirittura molto meno. Teniamo conto quindi che noi abbiamo considerato che il totale comunque, per esempio 2018-22 fa 33, non fa 44, nel 2019 più o meno siamo lì 22, 32, 47. 47. Però teniamo anche conto di un fatto, che nei primi due mesi del 2021 avevamo anche una riduzione della mobilità. Poi è evidente che c'è stata tutta una condizione che riguarda una maggiore espansione dei ciclisti, per fortuna. Vado anch'io in bicicletta ogni tanto, nonostante l'età. Qui in Romagna, se non vai in bicicletta, vieni subito additato, come, quindi per carità. Quindi non vogliamo fare così... chissà quali scoop. Noi riteniamo che 44 ciclisti morti nei primi tre mesi, compreso quelli invernali, sia un dato che dovrebbe fare riflettere quando c'era poi una flessione della sinistrosità generale. Adesso sta riaumentando tutto, evidentemente vedremo, però stare un pochino sulla partita. Noi non stiamo qua a dire la colpa di chi è, di chi non è, eccetera, perché poi fra l'altro morire con la ragione non è il massimo delle soddisfazioni. Noi dobbiamo capire se su questo fenomeno si può fare qualcosina per arbitrarlo un po' meglio. Ecco, vorrei poter fare intervenire la Presidente dell'Associazione Salva i Ciclisti di Roma, Enzina Fasano, che mi viene da dire è una donna di strada, ma veramente lei vive sulla bicicletta e tutto il trasporto, lei come molti, direi la gran parte insomma dell'associazione che rappresenta, hanno veramente l'odore, il sapore, l'umore dell'asfalto, del cemento e anche di situazioni abbastanza complesse, ad esempio come quelle a Roma. Enzina, il tuo osservatorio che cosa ci racconta al netto della diversità o delle sfumature rispetto ai numeri? Il mio osservatorio ci racconta che un morto è già troppo. Di conseguenza, al di là della freddezza dei numeri, io andrei a guardare due cose fondamentali, se mi permettete. Una le responsabilità, un'altra le dinamiche. Parlare di un sinistro, parlare di un impatto, non è la stessa cosa di travolgere qualcuno. Cioè la maggior parte, per fortuna su questo ringrazio i giornalisti che hanno cambiato anche il loro linguaggio, la maggior parte delle volte i ciclisti sono travolti, dunque c'è un problema che non riguarda l'utenza attiva della strada, cioè ciclisti e pedoni, bensì una responsabilità di altre tipologie di utenti della strada. Macchine, furgoni, eccetera. Dunque, io ho ascoltato, rabbrividite i numeri,
non fa piacere sentire morti, non fa piacere sentire né se sono ciclisti, né se sono pedoni, né se sono automobilisti. C'è un problema che sta a monte e sono le strade, cioè come il nostro Stato ha considerato la strada, cioè proprietà delle automobili, dove si corre, dove non c'è nulla che assicuri sicurezza. Non so, scusatemi il modo... Ah, ma è molto chiaro. Allora, noi Roma è una giungla, la strada è una giungla, non, è, non lo è soltanto per i ciclisti, lo è anche per i pedoni. Non si rispettano i limiti di velocità, non si rispettano i semafori, non si rispettano le strisce pedonali. Occorre prestare, investire sia da parte delle istituzioni in sicurezza, ciò che noi invece non vediamo. Non vediamo assolutamente applicate tutte quelle norme che dovrebbero andare in sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, non deboli. Noi non siamo deboli, noi siamo vulnerabili perché non abbiamo una corazza. Invece questo non avviene, non ci sono i passaggi pedonali rialzati, e si cercano di bloccare in tutti i modi le piste ciclabili che si stanno facendo. Le istituzioni non considerano assolutamente le zone 30 per non dispiacere agli automobilisti, men che mai le isole pedonali. Non esistono strade ciclabili tranne una, per quanto ne è mia conoscenza, a Torino. Dunque, noi possiamo fare il nostro come utenti, ma devono essere soprattutto le istituzioni a mettere in campo gli strumenti che già ci sono, così come considerare anche delle sperimentazioni come potrebbero essere i cuscinetti bellinesi per ridurre la velocità delle autovetture, perché il problema è quello, il problema sono le auto, nulla si può contro 2 tonnellate di lamiere. Basta che non ci si addormenti molto su questi cuscinetti berlinesi. Cecilia, tu giri anche tu ovviamente in bicicletta, sei giornalista, collega di un grandissimo giornale, con una cronaca su Roma fortissima da sempre. Cosa vedi tu da un punto di vista anche giornalistico? Mi interessava quello che aveva detto Enzina, è cambiata un po' l'attenzione da parte, diciamo, di noi, ma di voi soprattutto che siete dall'altra parte della barricata, cioè ne scrivete, è così? Guarda Roberto, io ti parlo da un osservatorio privilegiato che è quello della capitale, perché io per Repubblica scrivo nella cronaca di Roma e allora mi fa piacere che ci sia Enzina a rappresentare Salva i Ciclisti, perché vorrei ricordare che Salva i Ciclisti è nato come movimento prima e da poco si è trasformato in associazione a Roma, è nato nel 2012. Quando una giornalista di un importante quotidiano londinese che andava sempre al lavoro in bicicletta venne investita e morì. E da allora partì tutto un movimento di opinione dall'Inghilterra, che poi si diffuse a vari paesi, tra cui l'Italia, che portò ad una manifestazione direi oceanica, mi pare che fosse il 29 o il 30 aprile del 2012. Erano 50.000 venuti da tutta Italia che ricoprivano come un tappeto via dei Fori Imperiali. A un certo punto queste persone si sono distese a terra per rappresentare la sorte che la mancanza di sicurezza può riservare ai ciclisti. Allora, nel 2012 c'era Alemanno sindaco, però io non voglio fare una questione politica, perché purtroppo devo dire che in tutte le amministrazioni, da Rutelli, Veltroni, Alemanno, Marino, Laranzi, l'attenzione nei confronti dei ciclisti e degli spostamenti in bicicletta è davvero minima. Perché? Perché i ciclisti sono non solo un'utenza debole, ma anche, come dire, una massa debole, nel senso che sono molto più forti e rappresentativi gli automobilisti, perché sono di più. E quindi a un certo punto diventa molto impopolare fare delle scelte che sarebbero risolutive, radicali. Per questo è importantissimo che ci siano
non solo delle segnalazioni anche un po' gridate. In questo senso Edoardo della FIAB diceva che magari i giornali strillano troppo e ottengono un effetto controproducente, però a volte anche strillare fa bene, perché sono cose tragiche. Come diceva Inzina, un morto è già troppo, non ci devono essere dei morti sulla strada. Allora è bene che l'attenzione ci sia, e io devo dire che da quando c'è stato il movimento di Salva Ciclisti e ci sono state tante iniziative dal basso che si sono unite a quelle già strutturate della FIAB, perché io non nascondo che sono anche un'iscritta FIAB, e queste iniziative più strutturate che sono nelle scuole, e perché è importantissima l'educazione dei ragazzini da piccoli, l'educazione stradale, l'educazione ambientale, tutte queste iniziative dal basso che per esempio a Roma si chiamano Bike to School, Bike to Work, Associazione FIAB, Salve Ciclisti, i gatti della Regina Ciclarum, cioè quelli che hanno preso a cuore il percorso del Tevere, sulla banchina del Tevere e lungo tutto il Tevere. Ecco, questi, i volontari ciclabili del Tevere, sono importantissimi, perché sono loro che sollecitano, che fanno pressing. Allora il punto è quanto le istituzioni sono sensibili al pressing di queste associazioni, dei ciclisti, che a volte fanno corpo unico quando c'è critica al masso, quando ci sono le manifestazioni, si ritrovano, è un momento forte di identità, della Regina Ciclarum, cioè quelli che hanno preso a cuore il queste associazioni, dei ciclisti, che a volte fanno corpo unico. Sento il ritorno, si ritrovano. Sì, stai rientrando da qualche parte, non so, forse qualcuno ha un microfono alto. Se riusciamo ad abbassare un po' i microfoni a partire dal sottoscritto, io l'ho fatto adesso. Allora, le amministrazioni quanto sono state e quanto sono sensibili? Allora, io ho un po' di numeri. Certi numeri me l'ha forniti proprio Salva Ciclisti, perché sul loro sito Salva Ciclisti Roma ha messo una mappa interattiva che è aggiornata regolarmente e fornisce di quanto avanzano le piste ciclabili a Roma. Le famose piste ciclabili transitorie, quelle cioè del post-Covid, oppure delle quelle che si sono aperte. Ecco, i 150 chilometri promessi dall'amministrazione Raggi. Allora, andando a vedere i numeri, al 12 gennaio, all'ultimo aggiornamento che io ho fatto, su 150,8 chilometri progettati di piste ciclabili transitorie, ne sono stati realizzati solamente 15,9 chilometri, e mi sembra molto molto poco, se la dichiarazione iniziale dell'assessore calabrese era faremo 3 chilometri non so ogni quanto al giorno, eccetera. Quindi voglio dire, ci sono, come se non bastassero i numeri di ASAPS oppure i rilievi e gli studi che Galatola fa da tanto tempo per la FIAB, c'è anche lo studio recente che ha fatto Lega Ambiente, Clean Cities, Città Pulite, ha preso in considerazione 15 città capoluogo d'Italia, affidando a loro un punteggio che andava da 1 a 5. Beh, Roma si è presa 0 spaccato, si è presa 0 nel traffico e nella sicurezza. Ovviamente prendersi 0 nel traffico vuol dire pure che l'inquinamento fa malissimo a Roma, perché nonostante il lockdown le concentrazioni di polveri sottili sono state molto alte, e ovviamente tutto questo perché, se voi ci fate caso, il problema delle piste ciclabili va di pari passo col problema delle corsie preferenziali, cioè di tutto quello che rappresenta una modalità di spostamento alternativa al traffico privato. Le piste ciclabili sono, nel 2019 erano 250 chilometri, dati Lega Ambiente, nel 2020 ne sono stati fatti in più solamente 25,2, cioè si va veramente a rallenti. Considerate che 100 di questi chilometri passano nelle aree verdi, quindi insomma piste ciclabili fino a un certo punto. Quanti sono? E anche lì, scusa l'interruzione, mi viene in mente la polemica di Villada per rimanere sul tema di Roma. Quante sono le corsie preferenziali a Roma, cioè quelle strade protette riservate solamente ai mezzi pubblici?
neanche 100 chilometri, considerando che a Roma 5.000 chilometri sono di arterie principali. Quindi vanno la parte della Cenerentola, sia le piste ciclabili sia le corsie preferenziali, cioè sia una modalità rispettosa dell'ambiente che libera spazio come quella della bicicletta, sia la modalità del trasporto pubblico. Allora, questo è un dato di fatto, potremmo dire, è endemico di Roma. Bensina, dici che Cecilia non sta dicendo la verità, dai, dici che no, non è vero niente di quello che hai detto. Se mi permettete, leggermente più radicale. Le piste ciclabili vanno bene per iniziare a pedalare, ma noi quello che interessa è la strada. Cioè, a noi quello che interessa è diminuire il numero di veicoli privati circolanti a Roma. Non dimentichiamo, noi siamo per l'eliminazione, ma stasera mi contengo, parlo soltanto di notevole riduzione, tipo il 90% ci può anche stare. Noi pensiamo che soltanto attraverso l'allontanamento delle macchine private dai centri urbani è possibile assicurare sicurezza a tutti i cittadini, persone che vivono nella città, indipendentemente se sono ciclisti o pedoni. Non è possibile cercare di attraversare la strada con la bicicletta, pedalando oppure camminando davanti a delle macchine che non rispettano assolutamente nulla, il nulla assoluta. A Roma le macchine e l'anarchia, duplice, triplice, quadruplice fila quando va bene, si parcheggia una sull'altro come non vi dico. Un povero disabile, quale posso essere io, che sono mezza sorda, non può vedere, non può scendere in nessun modo da un marciapiede, perché praticamente è tutto occupato dalle macchine. Un genitore che porta un passeggino o una persona che sta portando un carrellino non può andare sui pochi marciapiedi che ci sono, perché sono occupati dalle macchine. Tutto quello che anche sulla strada, se c'è una piccola area verde tra due corsie stradali, sono occupate dalle macchine. Le macchine private sono troppe. Non è possibile. 700 quasi macchine ogni 1000 abitanti. Non dimentichiamo. È un dato noto. Non dimentichiamo un'altra cosa, che molte di quelle macchine occupano impropriamente lo spazio pubblico, perché non vengono mosse. Il 92% delle macchine romane sono semplicemente parcheggiate sotto casa. Dunque, occupazione di suolo pubblico. La nostra Costituzione non ha previsto il parcheggio costituzionalmente garantito. Loro stanno occupando spazio vitale per le persone, per la loro sicurezza, per il nostro futuro, che sono i ragazzi che verranno domani, per il nostro ambiente che stiamo respirando sin da oggi e che stiamo distruggendo. Adesso, che sia il primo o che sia il secondo elemento che inquina l'aria, è irrilevante, è comunque uno dei primi. Di conseguenza, se non prendiamo atto di questo, se non prendiamo atto del numero eccessivo delle macchine, dell'eccessiva velocità, e poi a Roma c'è un altro problema che io conoscevo, le svolte a destra. Cioè, quando qui a Roma si svolta sempre a destra al semaforo insieme ai pedoni, molto spesso i pedoni vengono travolti, così come vengono travolti anche i ciclisti che devono svoltare a destra, perché la macchina ti taglia la strada. Ci sono una serie di problematiche proprio che potrebbero essere risolte con poco, ma vorrei sentire anche Edoardo Galatola Insena su quali grazie. Possono essere in qualità di rispondente. No, grazie a te, figurati, è illuminante la e con cadenza ottima, veramente grazie ancora Edoardo. Quali possono essere, come dire, le due azioni principali per poter rimuovere alcuni di questi ostacoli che ha tracciato in maniera perfetta l'avvocato Fasano? Ma sì, allora, io non vorrei dare un'impressione
che uno accetta i morti, perfettamente d'accordo che un morto è sempre di troppo. Però quello che voglio dire è che noi dobbiamo andare... Ho recuperato la svolta a destra, scusami, cercavo di assecondare Enzina, ma ho recuperato una svolta a destra, perdonate l'interruzione. Assolutamente sì, è un problema sicuramente importante. Noi dobbiamo pensare allo sviluppo delle nostre città, renderle vivibili, quindi sono perfettamente d'accordo che deve essere un'organizzazione diversa, perché così come è, e Roma sicuramente paga più di altre città questo tipo di problema. Ma se dovessi dire dal punto di vista di che non ci siano più macchine all'improvviso, penso che sia una battaglia che ci porterebbe ad avere un discorso di contrapposizione. In realtà la strada deve essere un elemento di inclusione. Il ciclista, io parlavo di vaccini, per me è il vaccino contro il degrado della mobilità, e quindi deve essere, per questo deve poter cambiare l'organizzazione del traffico. Seguendo a livello statistico, io dico due elementi molto semplici che però sono assolutamente rivoluzionari, nel senso che però mi dicono come fare a ridurre l'incidentalità. Beh, è semplicissimo. Innanzitutto il problema dell'incidentalità non è il problema della vivibilità, dell'occupazione dello spazio, è un altro tipo di problema. L'incidentalità è legata alla differenza di energia cinetica, è legata alla velocità. Se la città, quant'è la velocità media di spostamento in città, in qualsiasi città? È assolutamente inferiore ai 30 km orari, è sui 20 km orari. Quindi non c'è nessuna ragione al mondo per cui in città vengono ammessi regimi di velocità di 50, 70 km orari o altro, se non in strade di lunga di scorrimento. Quindi la progettualità della città è la zona 30. La zona 30 come base e le strade di scorrimento come zone, ovviamente a prevalenza motoristica, a 50 all'ora. Con questo tipo di criterio, quando Londra l'ha applicato, c'è uno studio che è stato fatto su Londra, in quel caso le zone 20 come miglia orarie, che equivalgono alle nostre zone 30, hanno più che dimezzato la mortalità in un periodo di tempo di 10 anni. Cioè, con lo studio che hanno fatto, hanno dimostrato che questo è l'elemento basilare. Nelle zone 30 c'è convivenza tra la mobilità pedonale e ciclistica e mobilità motoristica. Poi, che ci siano ulteriori riduzioni, sono altre considerazioni. Io sto parlando di sicurezza. Il secondo elemento, che l'ho detto anche all'inizio, è incrementare la mobilità ciclistica e pedonale. E qui servono numeri. I numeri dicono che noi ci eravamo impegnati, ci sono state una serie di comuni in Italia e in Europa che avevano detto che avrebbero fatto in maniera di aderire e puntare al 15% di composizione modale ciclistica. Siamo ancora indietro. Okay. Non parlo a Roma, ma no, in generale, rimaniamo in generale. Ma in generale, però, è questo l'obiettivo. Quindi riduzione della velocità, aumento della composizione modale dell'utenza non motorizzata principalmente. Questo si porta a un corollario però, ed è un corollario importantissimo, e tra l'altro in questo do la massima disponibilità, per esempio, di collaborazione anche con ASAP e quant'altro. E sono i numeri. Adesso li volevo anche sentire anche Giordano. Dopo che... Voglio dire questo, l'importanza dei numeri. Se io misuro, faccio politiche. Se io non misuro e vado su sensazione, intuizione, emozione, quindi misurare l'incidentalità su scala locale, misurare la composizione modale sistematicamente su scala locale e nazionale. Con questo tipo, se io misuro, mi do un obiettivo e posso raggiungerlo. Questo dovrebbe riunire un po' tutte le risorse e le forze, e quindi dopodiché programmare e fare politiche
che vadano in questo senso. E a quel punto posso, sono d'accordo con Tina Fasano. Allora, vi chiedo solamente un po' più di contenimento quando entrate, poi voi toccate materie complicate e difficili, ovviamente, comunicarle in 30 secondi, un minuto, eccetera. Giordano, ASAPS, Polizia Stradale, ha questa percezione, ha questo metro di valutazione, al di là poi, diciamo, dell'enfasi, del pathos, qui parliamo di persone che sono tutti i giorni maledettamente e straordinariamente impegnate allo stesso tempo in un compito gravosissimo, che è quello di disciplinare il traffico, rischiare la vita, difendere, ricordare le regole della strada. Com'è? Cosa vi riportano? Al di là, ripeto, veramente del numero, cosa effettivamente c'è in questa percezione? Adesso nessuno vuole fare il processo alle quattro ruote, perché tanto io ovviamente nel mio ruolo devo cercare di fare sintesi, è del tutto evidente, cioè, assemblare ciò che ognuno di voi magistralmente espone. Però diciamo, i dati sono sotto gli occhi di tutti, cioè nei grandi centri urbani le quattro ruote impegnano a fondo molti, non voglio parlare di utenza fragile, però la Polizia Stradale da questo punto di vista ha una sua, diciamo, quali sono i report in questo senso? Hai contezza di questo? Io intanto voglio chiarire che non parlo a nome della Polizia Stradale, anche se ci ho militato per 30 anni, io parlo a nome dell'ASAP, che è una cosa diversa. E poi, però sei tu che gestisci, comunque hai sotto mano i miei referenti, la tua fonte è quella della Polizia Stradale, perdona. Ma noi, sai, voglio dirti questo Roberto, voglio dirlo anche Edoardo, noi è chiaro che risentiamo un pochino del lavoro che abbiamo svolto e che svolgono, perché come dice il mio amico Lorenzo Borselli, noi siamo quelli che poi vanno a stendere i lenzuoli bianchi, sono quelli che io ho fatto le battaglie negli anni 90, negli anni 80 contro le stragi del sabato sera, sono stato additato perché per le battaglie per la chiusura delle discoteche in un orario decente, per la vendita degli alcolici in orari decenti, perché noi eravamo quelli che alle 5 del mattino andavano a suonare un campanello in Romagna per dire a un papà e una mamma che un figlio non tornava più a casa con qualche pietosa bugia. Quindi cercate un pochino anche di interpretare qual è poi il nostro background, da dove veniamo, eccetera. Poi io mi rendo conto che, come diceva l'avvocato Fasano, sì, la presenza delle macchine è soverchiante, l'esplosione della mobilità anche automobilistica in questi anni non è stata affatto frenata, parliamoci chiaro, ci sono delle dinamiche, alcune realtà che stanno cercando di arbitrare questa mobilità in maniera un pochino più favorevole. Nella mia regione, per esempio, si è fatto tanto sulle piste ciclabili, voi lo saprete, Adorato Galato lo sapete, siamo ai primi posti, no? Come piste ciclabili, anche perché abbiamo la fortuna di avere una conformazione orografica che ci permette di avere pianura, eccetera. Però, Cecilia Gentile ti guarda quasi con invidia, avete poi i muscoli per andare, cara Cecilia Gentile. Quindi, bisogna comunque c'è anche la Nove Colli per chi la vuol fare come mio fratello, per giorno. Allora, il discorso voglio fare questo. Non è sufficiente fare tutto, vi spiego. Roma, che avrà una percentuale di ciclisti molto inferiore, per parlare sempre di numeri, so che faccio arrabbiare Edoardo, ma Roma nei primi tre mesi ha avuto 0 morti. La mia regione, che è bravissima, ha avuto 11 morti dei 44. 11 vuol dire 25% dei morti in bicicletta sono morti nella mia regione Emilia Romagna. Questo qualcuno dà anche fastidio quando lo diciamo. Però questa è la realtà dei fatti, perché con i numeri non si scherza, con i numeri, quelli sono numeri, quindi 11 ciclisti su 44. Poi è chiaro, possono essere stati eventi particolari, condizioni particolari, non stiamo noi analizzando, non abbiamo i numeri per farlo, quando vedremo i dati del 2020 ce li daranno a luglio, li confronteremo. Però ci sono alcuni elementi che mi fanno riflettere. Pensare di poter ridurre in tempi ristretti la mobilità automobilistica, credo che io, sono, vedete, più vecchio, temo di non riuscire a vedere questa condizione, anche se me la auguro ovviamente per i miei nipoti e per quelli che mi succederanno. Però ci sono degli elementi nuovi che hanno determinato un certo tipologia di sinistrosità. Per esempio, non se ne è parlato, velocità, certamente, la velocità viene sempre sottostimata e quando cominci a mettere degli autovelox anche in area urbana, o ci sparano come è successo, o li sradicano, perché noi l'autovelox lo vogliamo vicino dove c'è la scuola di nostro figlio, dove va il nostro padre a giocare a carte e poi fuori dalle balle, non vogliamo tanti autovelox, perché noi dobbiamo andare. Poi scopriamo improvvisamente che quando c'è un pedone o un ciclista là davanti, a 50 all'ora ci servono 27 metri. E allora subentra anche il fattore nuovo che non è stato detto, si chiama distrazione.
la nuova distrazione di massa da cellulare alla guida è micidiale, perché la gente non si rende conto che in quei 3-4-5 secondi che si distrae fa 70-80 metri, perché tu fai 14 metri al secondo a 50 all'ora. 14 metri sono tanti, 5 secondi fai 80-90 metri, quando vedi è già troppo tardi, ce l'hai già addosso. Ora, in tutte queste condizioni, al di là di un sistema strada inadeguato, inadeguatissimo, illuminazioni notturne inadeguatissime, parliamone, perché anche questa parte è molto importante. Vero. Mancano assolutamente delle strutture che vadano a incidere sulle velocità in maniera efficace, che si chiamano misuratori di velocità, si chiamano dossi, si chiamano come. Ma poi servono anche ogni tanto gli arbitri. Ma voi gli arbitri sulle strade li vedete di nuovo? Ma scusate, sono viziato quando parlo di questo. Ma scusate, ma in questo mese stanno chiudendo 20 distaccamenti della stradale in Italia. Voi lo sapete? Si chiamano Sanremo, Finale Ligure, Ceva, Rocca San Cassiano qui da noi, l'unico distaccamento da stradale in una statale, Lugo di Romagna. Qui si chiude. Ce lo immaginiamo perché non ne vediamo tantissimi in giro. Ma cioè, come fate a deduzione? Sempre meno, sempre più anziani, quindi elettronica. Ma l'elettronica non vede quando io uso il cellulare. L'elettronica non vede quando io sono ubriaco. Attenzione, l'elettronica ogni tanto vede la velocità e poi vado a far togliere i punti a mio nonno, perché guidava mio nonno anche vicino alla discoteca di Rimini alle 3 di notte, a volte spesso guidano i nonni. Allora, qui sono tante le partite da giocare. Io vedo una grande distrazione su questo tema, una poca attenzione, vedo più attenzione sotto le elezioni, grandi promesse a raffica, poi chi si è visto. Questa è il mio modo di vedere. Poi è chiaro che non ho l'esperienza della signora Fasano. Questo, infatti, volevo sentire un momento Enzina, Giordano, consentimi, perché Enzina e poi Cecilia, perché sono, tra virgolette, le donne di strada, a mio modesto, ma nel senso buono, ovviamente. Allora, condivido in pieno quello che è stato appena detto. C'è poca attenzione alla sicurezza stradale da parte delle istituzioni e, se mi posso permettere, anche da parte della scuola guida, cioè di chi dovrebbe formare praticamente i nuovi guidatori. Cioè, se si va a vedere in che modo viene fatto l'esame di guida, ci si rende conto che si parla di svolta a destra, svolta a sinistra, semafori, ma di sicurezza stradale, di in quanto si frena, il problema della disattenzione, l'incidentalità, non se ne parla, cioè è un argomento tabù. Sicuramente non sarà semplice diminuire il numero di macchine, però se le istituzioni veramente vogliono, si può. Ci serve una politica seria di prevenzione della violenza stradale, più che proprio della sicurezza stradale. Occorre praticamente che lo Stato se ne faccia carico. Noi come associazioni varie, noi, voi, tutte quante le associazioni, siamo comunque sussidiari, però è lo Stato che se ne deve fare carico. Invece io non vedo, neppure nell'ultimo recovery plan, una piccolissima voce al riguardo. Io non l'ho trovata, può darsi che sia stata una mia disattenzione nel cercare. Cecilia. Sì, allora, io non sarei così radicale come Zina, cioè non farei una crociata contro le auto, perché io sono una ciclista ma possiedo anche un'auto, non la demonizzerei, perché la cosa importante è il corretto uso di questi strumenti, e sarei per una convivenza pacifica che è fatta di educazione verso gli automobilisti e di repressione giusta anche attraverso, per esempio, gli autovelox. Io difendo, non le chiamerò piste ciclabili, le chiamerò percorsi ciclabili, anche le bike lane per le strisce per terra vanno bene, ma io difendo i percorsi ciclabili perché devono avere un loro spazio i ciclisti, cioè finché e le macchine rimarranno di un'arrogante prevalenza, i ciclisti devono essere in qualche modo protetti, preservati. Per questo i percorsi sono importanti, ma sono importanti anche gli interventi di moderazione del traffico, quindi gli incroci di altri attraversamenti rialzati, le rotatorie, l'allargamento dei marciapiedi, cioè in pratica un modo nuovo di pensare la città. Ora, tutte le volte che c'è un piccolo elemento per pensare la città, c'è la rivolta di alcune categorie. Io, per esempio, mi sono molto, molto stupita e arrabbiata nel vedere battaglie di retroguardia da parte di Italia Nostra sul GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette.
Allora loro e altri comitati non vogliono che il Grab passi dentro Villada, ma Villada è un parco e nei parchi le biciclette ci possono andare perché il decreto regio degli anni 20 è stato abolito da tempo e l'importante è, come dire, da avere una visione a sistema della città, cioè io chiaramente per il momento eviterò di andare nelle grandi arterie trafficate perché so che il livello di rischio aumenta, però con la mia bicicletta leggerò la città per mettere insieme strade meno trafficate, corsie ciclabili e aree verdi, per fare insieme un collage che mi permetta di spostarmi con una relativa sicurezza. Ecco, io faccio un appello, ad esempio sul Grab. Il Grab non si può fermare perché adesso ci sta il problema di Villada e se ne riparla fra 10 anni. Come Villada, scusami, apro una parentesi, Villada, per chi non è romano, ovviamente è uno dei grandi polmoni verdi di cui è dotata la capitale e negli ultimi tempi c'è stata questa polemica, come diceva la collega, perché ci sono appunto queste associazioni ambientaliste, alcune che non vogliono che si passi all'interno come se fosse, come dire, una scelta, un lusso, un vezzo. In realtà invece diventa a volte anche una necessità, perché Roma è fatta di polmoni verdi. Se tu precludi l'ingresso all'interno, che ne so, Villa Borghese, cioè Villa Borghese taglia in due almeno 3 quartieri che equivalgono a se sono un'altra cosa popolari. Scusami Roberto, un'altra cosa, prego, prego. Scusate se sono un po' romanocentrica, però noi ci siamo molto occupati, tanto poi ti fermo io dopo. Ci siamo molto occupati della colata di asfalto sulla banchina del Tevere e molti hanno gridato allo scandalo. Allora, si poteva fare meglio? Sicuramente si poteva fare meglio, però io non accetto che in nome di quella colata di asfalto si dicano grave, perché nei social è circolato un post che diceva Parigi con la Senna, Roma senza segno, e c'era la colata di asfalto sulla banchina con l'hashtag no grab. Allora così non va bene, voglio dire, dobbiamo essere, si chiama cacciara alla romana, allora non la buttiamo in cacciara. È importante che Roma dia un segno di apertura alle altre componenti di spostamento urbano che non sono le macchine, attraverso delle trasformazioni urbanistiche e soprattutto attraverso la comunicazione. Guardate che la comunicazione è importantissima. La segnaletica in città per dire qui c'è un percorso ciclabile, qui tu puoi prendere la metropolitana, qui c'è l'autobus e questo autobus ti consente di caricare la bicicletta in vettura, è importante, perché si danno per scontate certe cose che magari sanno solo gli utenti, no, della bicicletta, gli altri non lo sanno. Invece la città deve cominciare a parlare attraverso un'opportuna segnaletica, perché la comunicazione è già un passo per la realizzazione. Infatti uno dei temi sarà includere Enzina. Allora infatti questo volevo dire, come vabbè Cecilia e chi è di Roma lo sa, noi abbiamo preparato quello che avevamo chiamato all'epoca web, che erano praticamente tutta una serie di percorsi ciclabili fatti ad anello e a raggi che andavano dal centro verso la periferia e dalla periferia verso il centro. E nell'ambito di questo progetto che abbiamo letteralmente dato a Roma, c'era anche la segnaletica che noi abbiamo chiamato ciclopolitana. La ciclopolitana infatti è un sistema segnaletico che permette all'utente a due ruote, il ciclista, di poter sapere in quale punto della città si trova, dove ci sono i punti di interesse, quale pista ciclabile, perché le nostre piste ciclabili erano più che piste, erano percorsi ciclabili, li avevamo individuati in base a dei colori per poter sapere dove si trovava, in quanto tempo poteva arrivare in un determinato luogo che desiderava, e soprattutto questo per noi rappresentava una comunicazione che invogliasse a prendere la bicicletta nel traffico fermo, cioè con la bicicletta sei prima, con la bicicletta è meglio, con la bicicletta è più veloce, con la bicicletta. Non entro nella polemica di quello che succede quando io attraverso il traffico fermo,
Alcune volte cercano pure di sbatterti per terra, ma questo lasciamolo fuori. Questo vale in tutte le città, peraltro, non è essere romanocentrici no, o... No, no, sicuramente. È a cascata. Però capita. Dunque, sicuramente serve comunicazione, ma serve investimento nella sicurezza. Cioè noi dobbiamo immaginare una città diversa. Noi come salvaciclisti abbiamo immaginato una città di persone, una città per le persone, dove tutto il resto, cioè le macchine, siano ospiti, non protagonisti come oggi. Ok, allora lasciatemi intanto salutare Andrea Panci, che mi pare che gestisca un bel gruppo di in bici. Chiedo scusa se non ce l'ho aperto il profilo, vado a memoria, che ti fai complimenti, riduzione del traffico privato, limitazione della sua velocità, brava Insina Fasano. Saluto caramente altre anche due persone che sono due bei portatori di interesse, rispettivamente Paola Bergamo e Federico Re. Paola Federico Re da Genova, che è diciamo uno dei referenti dell'associazione T-Riciclo, che è uno di quelli che fa parecchia bike to school e anche comunque insiste molto sul portare a piedi negli ultimi 100 metri i bambini, sia in bicicletta sia a piedi, insomma vedono la città in una certa maniera, e Genova è incandescente, c'è un fermento clamoroso. E Paola Bergamo è una di quelle che ha diciamo di quelle eroine che ha qualche giorno fa ha diciamo mollato il posto fisso per avventurarsi in una vita a due ruote insieme al marito da Lecce a in un paese sul lago, anzi in laguna, in provincia di Udine, e sta avviando questa sua attività. È una portatrice di interesse, c'è tutta una storia dietro molto particolare e spesso è di profondo insegnamento. A proposito di includere persone che si accostano e che mollano vite precedenti per affrontare una vita a due ruote, queste, a mio modestissimo avviso, sono gli eroi dei nostri tempi in questo momento, soprattutto chi vive, ripeto, una vita a due ruote. Io, guardate, siamo arrivati al 51esimo minuto di gioco, abbiamo superato di 6 minuti un tempo regolamentare di una partita di calcio. Eravamo rimasti sulla mezz'ora, ma vista la qualità e la quantità degli argomenti, vorrei chiudere con una battuta. Intanto consentitemi di dare un grande saluto, anche se lui magari non vuole, a Loreto Valente, Bring Your Bike, che è un grandissimo, forza Loreto. Una battuta volante con ASAPS sul prossimo, diciamo, report, come poterlo chiamare, di uno dei tuoi osservatori legati alla vita a due ruote. Un minuto e ecco, e chiudiamo così, insomma, se siete d'accordo. Giordano. Ma il prossimo report, io vorrei fare un report, creare un report con i miei collaboratori che si chiamasse Vision Zero, no? Come fanno in Svezia. Cioè, certo. Per dire, il report da oggi lo chiudiamo, invece vi devo dare un'informazione. Uno dei miei collaboratori mi ha informato, forse lo sapete già, che nel raccordo anulare di Roma poco fa c'è stato un incidente di un ciclomotore, un autospino, contro un autocarro fermo, un carro attrezzi, due ragazzi di 21 anni sono morti. Quindi vedete che bella questa diretta, cioè, con questa notizia finale. Quando dice Edoardo i dati, eccetera, noi purtroppo dobbiamo incamerarli. Questi due morti non rientreranno nel nostro report dei motociclisti, perché noi prendiamo, diciamo, a catturare i dati di solo quelli di fine settimana, con i mezzi disponibili che abbiamo sono scarsissimi. Ci dovrebbero essere altri che dovrebbero raccogliere questi dati, analizzarli e vedere, ma qui cosa si può fare di più e di meglio per fermare questa roba qua? Quando io ho iniziato e concludo come ho iniziato, cioè quando vi ho detto guardate che qui in fase Covid e in fase pandemia questi temi non rimbalzano, non interessa niente a nessuno, però ho detto guardate che nell'ultimo mese noi stiamo assistendo a una veramente una progressione di sinistrosità veramente grave. Io sono molto preoccupato perché vedo gente che va fortissimo nelle aree urbane, non solo, vedo gente che in autostrada continua a guidare usando il cellulare o l'iPad o lavorando, vedo gente che è continuamente distratta. Sono preoccupato, sinceramente, che quando si riapriranno gli steccati della mobilità, speriamo presto, ne abbiamo un bisogno santissimo, e potremo andare tutti dove vogliamo, in bicicletta, in auto, eccetera, speriamo bene. Ecco, voglio dire, io vedo che l'attenzione su questo argomento non c'è, quindi io oggi ho imparato alcune cose
soprattutto di Roma, che non conoscevo, sulle quali sono stato ben zitto perché non conosco questi particolari. Io so solo che quando venivo spesso a Roma, a volte dovevo attraversare di sera la Nomentana, eccetera, l'albergo, dicevo, ma qui quando attraversi la strada devi fare due righe di testamento prima, perché cioè, è una cosa che mi impressionava. Cioè, veramente. Quelle due lì sotto, secondo me, già l'hanno fatto. Cioè, nel senso, già hanno scritto, cominciato a scrivere. Sento dai voi interlocutori che insomma la situazione mi pare sia migliorata molto. Io credo che un mutuo realismo, un mutuo concorso e sostegno possa essere utile per alzare l'onda, perché è molto bassa. Ok, allora io direi di chiudere qua, se non avete una notazione, Cecilia, non lo so, ti vedo, c'hai un qualcosa? No, mi veniva tra... dai, chiudiamo con Cecilia Gentile, chiudiamo con Repubblica, dai. Come ruota libera FIAB, nel 2005 noi abbiamo organizzato il ciclo raduno della FIAB, ci aspettavamo masse di ciclisti da tutta Italia, invece abbiamo avuto delle adesioni più basse delle scorse edizioni, poi abbiamo capito perché i ciclisti della FIAB del resto d'Italia avevano paura a venire a Roma, avevano paura a pedalare per le strade di Roma. E questo qui, e dopo ovviamente chi ci è venuto si è ricreduto, eccetera, però ci deve dare da pensare, insomma, perché io come FIAB ho fatto anche campagne nelle scuole, chiedevo ai bambini, ti piacerebbe venire a scuola in bicicletta? Sì, perché non ci vieni? Mia madre non vuole, perché? Perché dice che è pericoloso. Mamma non vuole, ok, perfetto. Questo senso di pericolo va mamma superato. Non vuole, chiarissimo. Edoardo, no, devo chiedere all'ultima cosa, allora a questo punto, Edoardo, FIAB, mamma non vuole? Cioè, com'è, così ancora? La bici è il futuro, quindi e la bici è allegria, secondo me è questo su cui dobbiamo puntare ed è veramente un indicatore della mobilità sana, quindi tutto quello che si è detto va in questa direzione e va incentivato, ecco, questo bene, è quello. Bene, molto bene, signori, abbiamo quasi un'ora, ecco, quasi un'ora di gioco, grazie a tutti per la vostra presenza e per la modalità e la qualità dei contenuti che avete dato. Grazie, grazie a chi ci ha seguito e a chi rivedeva. Ciao.